Ciao a tutte, bentornate sul canale. Questo è un video in cui vi mostrerò i prodotti scoperta barra promossi e per fortuna un solo bocciato. Parto come sempre, come mia abitudine, dal prodotto bocciato. Ve l'ho anticipato nel video dei rimessi in pista, è il Pupa Sport Addicted Waterproof Mascara. Perché ha una formulazione troppo secca che non lo fa lavorare bene e c'è anche poi, però questo faceva parte del gioco, il fatto che essendo waterproof si strucca veramente con tanta 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 difficoltà e io uso un prodotto oleoso per struccare gli occhi, quindi ok, che è waterproof, però mannaggia la miseria, quando ce l'ho da 12-14 ore sulle ciglia e per struccarlo devo, e i capelli, vabbè, pazienza, devo fare salti mortali, mi dà fastidio, ma comunque quello che me lo fa bocciare è la sua formulazione veramente esageratamente secca, che non dà soddisfazione neanche in fase di applicazione perché è troppo secco, ecco, e quindi lui ciao. Allora, prodotti in realtà sono tutti scoperte e sono tutti promossi. Allora, in primis contorno occhi di Terra Naturi, questa è quella effetto lifting. È un prodotto vegan ed è anche il primo ed unico prodotto di Terra Naturi che io abbia mai utilizzato. So che Terra Naturi, perché lo vedo nei video di Valentina, signorina Rottermeier, fa anche una linea di make-up. Non so sinceramente dove si possa trovare in Italia. Probabilmente su qualche sito web e probabilmente qualcuno me l'aveva anche scritto sotto a un video, ma io non me lo ricordo. Sotto al video in cui vi avevo mostrato questo prodotto quando mi è stato regalato dalla mia amica Irene. Mi piace molto perché ha la consistenza perfetta che io gradisco per il contorno occhi, nel senso che è una cremina, anche se è in un tubetto e quindi magari d'abitudine nei tubetti ci sono dei prodotti più fluidi, in realtà è una bellissima e simpaticissima cremina che dello spessore giusto, della texture giusta per il mio contorno occhi che è molto segnato e si assorbe anche molto rapidamente, ma non troppo da non poter fare un massaggio nella zona perioculare quando lo applico. Mi piace anche l'effetto idratante, penso che lo cercherò adesso. Non acquisterò nulla di skincare perché ho fatto un ordinamento di sample che ho e ci andrò avanti ancora per mesi, sia di contorno occhi, sia riviso, creme giorno, notte, maschere, delle robe pazzesche perché giustamente nel 2017 io ho comprato, comprato, comprato e ogni volta mi arrivava una valanga di campioncini e adesso li vorrei usare. Però per dire, se qualcuno di voi mi riscrive sotto al video, su quale sito trovo i prodotti di Terra Naturi, perché so che si vendono, forse si vendono al DM, però io il DM qua non ce l'ho, so che è aperto a Milano, ma insomma, non mi sembra il caso. Poi, ci si può esaltare per un gel doccia? Io non mi esaltavo per un bagnoschiuma barra gel doccia dai tempi di quello del crema doccia al miele di Bioficina Toscana, nel senso che sì, ne ho usati tanti che mi sono piaciuti, ma non da esaltarmi come quello e come questo. Acquistato da Lilla Pois della marca Da Natura la linea Argan, questo qua. Forse lo avevo acquistato in offerta, probabilmente lo avevo acquistato in offerta. Qui dice che è un bagno doccia nutriente a base di tensioattivi delicati che regala setosità e morbidezza. Comunque, ragazze, sicuramente non secca la pelle durante il lavaggio e in gel,
questo è ciò che rimane di questo bagno schiuma. Purtroppo non sono riuscita a farvelo vedere prima, quindi tra l'altro lo rivedrete nel video dei prodotti finiti, l'ho finito proprio oggi. È un flacone da 400 ml che costa credo fra i 3 e i 4 euro, adesso non lo ricordo con precisione perché l'ho acquistato parecchio tempo fa. Ma è una cosa fantastica, quanto mi è piaciuto, innanzitutto la profumazione, mi ha inebriata la profumazione, non ve la so descrivere, no, neanche mi ci metto, però se vi capita snasatelo nel banco, sembra il banco frigo, comunque nell'espositore, lì dove cavolo lo trovate. E mi è piaciuto tantissimo perché pur essendo in gel fa una schiuma non esagerata, ma comunque fa schiuma, non mi secca la pelle, ma no, mi è piaciuto tantissimo. Io questo lo ricompro di sicuro, anche questo purtroppo non subito perché ho scorte anche di bagno schiuma da smaltire, ma contenta che sono di averlo provato. Io per questo bagno schiuma mi sono esaltata, veramente esaltata. Ci sono altre profumazioni, altre linee di Da Natura, ma io sicuramente, tanto per cominciare, per non sbagliarmi, ricompro questo. Poi, un prodotto che non nasce per l'uso che ne faccio io, cioè la sera prima di andare a dormire, ma che come idratante labbra è una cosa, una bomba, veramente una bomba equiparabile ai prodotti specifici di idratazione labbra di Dior. E sto parlando di questo Volupté Tinting Oil di Yves Saint Laurent. Questa ovviamente è una travel size ed è fucsia, cioè di questo colore, anche se in realtà colora ben poco, cioè poi sulle labbra un minimo si vede, però insomma vederlo così è trasparente, ha dei riflessi vaghi di questo fucsia, ma la particolarità di questo prodotto, io ho detto cosa me ne faccio, io i gloss così trasparenti non li uso, che uso ne posso fare, me lo sono messa sul comodino da usare la sera insieme ad altri prodotti, ho 100.000 burro cacao e vari ed eventuali per le labbra aperti e lo so che non si fa, comunque me lo sono messa lì, ma ragazze, ma sono settimane che mi esalto come una mandrilla per questo prodotto, perché al mattino ho le labbra morbidissime, mi ha rimesso in sesto le labbra senza neanche scrabbarle. Fantastico questo prodotto, ovviamente io non ve lo faccio vedere perché voi andate a comprarlo per quest'uso, perché non nasce per quest'uso, questo è un gloss molto nutriente, però non nasce da mettere la sera, ma è fantastico, mi piace un sacco. È arrivato il momento di togliere la suoneria, ecco. Allora, proseguiamo, sempre un prodotto che tengo in doccia, la maschera capelli all'olio di semi di lino di Omia. Io il brand Omia lo sto scoprendo abbastanza di recente, non avevo mai provato nulla fino al deodorante e al detergente intimo. Se avete visto il video dei regali Natale avete visto che mi sono stati regalati anche un bagno schiuma, una crema corpo che proverò molto volentieri. Questo è certificato ICEA, capelli forti, non contiene coloranti sintetici, siliconi, PEG, oli minerali e parabeni, ma il motivo per cui ve ne parlo è che ovviamente per me è stata una scoperta, perché mi fa i capelli di un morbido pazzesco. Io purtroppo, cioè da quando li ho tagliati, il mio rapporto con le maschere e i balsami per capelli ovviamente è molto molto cambiato. Quando li avevo lunghi diventavo matta perché ho i capelli molto sottili, mi si creavano dei nodi mostruosi, quindi diventavo pazza e consumavo litri di balsamo, litri. Adesso vi posso parlare della morbidezza, ma visto che comunque non è scontato e ci sono anche dei balsami che non mi sono piaciuti, nonostante io abbia i capelli corti, questo qui mi piace tanto perché
appunto me li ammorbidisce tantissimo, e per quel poco, però comunque questi sono e me li ammorbidisce tantissimo, non so come dire, c'è una bellissima sensazione di cura del capello quando ce l'ho, quando lo sciacquo, restano ancora morbidi, cosa anche questa non scontata. La scoperta, cioè questa, io proprio non me l'aspettavo, anche perché voi considerate che io avrò questo prodotto da 4 anni. Sì, secondo me da 4 anni. Lo avevo acquistato con una vendita o su Privalia o su quell'altro, uno era Privalia e l'altro non Groupon, ma quella Amazon VIP. Comunque, perché spesso c'erano le vendite di Dr. Organic, io avevo comprato due di questo detergente di Dr. Organic, uno lo avevo regalato a una mia amica e questo me lo continuavo a tenere lì così, non so perché non mi veniva mai voglia di usarlo, se non che adesso che sono in fase smaltimento finalmente, il mese scorso ho detto vabbè, lo vogliamo usare, vogliamo vedere com'è questo prodotto, perché è lì da 100.000 anni, per fortuna non l'avevo mai usato. Questo Organic Tea Tree Face Wash antibatterico di Dr. Organic è una bomba, ma veramente una bomba. Ne basta innanzitutto pochissimo e fa tanta schiuma, ma mi lascia la pelle del viso, cioè di seta. Io non me la spiego questa cosa. La prima volta che l'ho usato mi sono detta, madonna, ma cos'è? Ma cioè, cosa c'è qui dentro? Deve esserci qualcosa che... Qualcosa sicuramente c'è che fa questo effetto, ma vi assicuro, è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca. Lascia la pelle veramente di seta. Probabilmente ci sono dei siliconi. Non lo so, perché qui dice che non ha parabeni, non ha colori artificiali, fragranze e non ha SLS, quindi non dice che non ha siliconi. Probabilmente guardando bene qui da qualche parte, non lo so, questo linci probabilmente da qualche parte, non lo so ragazze, ma è l'effetto tipico del silicone. Questo prodotto per me è un qualcosa di meraviglioso, mi piace tantissimo, mi lascia la pelle del viso nutrita, ma è una cosa impressionante, mi piace tantissimo, è in gel, nonostante questo fa un sacco di schiuma, mi sta piacendo tanto, infatti sono già a meno di metà, perché vabbè è già da un po' che lo sto usando, fantastico. Mannaggia a me che ho aspettato tutto questo tempo per usarlo, spero che esista ancora a questo punto, anche se ho altri prodotti per la detersione, almeno altri 4 nuovi ancora da usare, da aprire, quindi aspetterà un po' prima di essere riacquistato, ma io questo qui lo riacquisterei, è un flacone da 200 ml, per me è qualcosa di fantastico, veramente fantastico. Poi proseguiamo. Il rossetto che indosso, è stato un piacere, nel senso che è un regalo che mi ha fatto la mia amica Chiara, che ringrazio. È una scoperta perché questo brand By Terry, che viene venduto in altre Sephora, che non sono quelle in Italia, o forse in Italia c'è solo a Milano, non lo so, io non sapevo neanche che esistesse questo brand, e quindi è una scoperta perché non lo conoscevo, ed è... E mi piace, è particolare perché è un rossetto che si presenta con questa sezione a goccia che in fase di applicazione è comodissimo, veramente comodissimo. Tra l'altro ho fatto un video Get Ready With Me in cui l'ho usato come prodotto nuovo, perché è un prodotto nuovo, ma è qualcosa di fantastico perché pur essendo molto scorrevole nell'applicazione, molto setoso, molto morbido, non va in giro, è meraviglioso, è meraviglioso.
Allora, l'odore mi ricorda i rossetti di L'Oreal, quindi non piacerà a tutti. È un odore un po' quel poco che sento di odore. È un brand che va approfondito questo. Il colore è Orchid 24. Molto carino, veramente molto carino. Concludo con una crema per il viso, la crema di Collistar Natura. Allora, questa è la crema infuso prodigiosa che io vi ho fatto vedere molti mesi fa in una sorta di video haul, perché i miei amici di Saracco Profumi mi hanno regalato questa, l'olio viso e la crema trasformista, una cosa del genere. Però io, avendo molti altri prodotti in uso, praticamente ho iniziato a usarla nel mese di dicembre. E ve la segnalo perché, tanto, come potete vedere, è fatta in questo modo, sembra una crema gel, eccola qua. Mi piace tanto il fatto che si assorbe rapidamente. Io questa sto prediligendo la sera, l'uso di questa crema. Si assorbe rapidamente e al mattino, e non lascia una sensazione di crema esageratamente ricca. Nonostante questo, ma perché non mi sono messa prima comoda così? Nonostante questo, al mattino ho la pelle del viso molto 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 morbida e quella consistenza compatta, ecco, sì, queste sono le sensazioni, morbidezza e compattezza allo stesso tempo. Quindi anche questa crema io la considero una scoperta. Dei tre prodotti che mi sono stati regalati, è quella che sto usando di più, quindi vi parlo di questa. Man mano che utilizzerò di più gli altri, ve ne parlerò e vi dirò come mi sono trovata. Però questa qua nello specifico, secondo me, vale un pensiero. Io non so quanto costi questa stessa crema in tester, non l'ho pagata. Però secondo me non è niente male, sono 50 ml, qui il classico formato di crema, qui è scritto che ripristina e rivitalizza. Devo dire, io penso che sia realistica questa cosa e sia veritiera. Bene, io vi ho mostrato tutti i prodotti di cui mi faceva piacere parlarvi, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e ci vediamo al prossimo, ciao!